La città di Fano si è sempre dimostrata vicina a chi è in difficoltà attraverso gesti che fanno la differenza. E proprio per questo il Coordinamento per la Pace Fanese, composto da numerose associazioni e sigle sindacali, hanno presentato questa mattina la campagna Fano per Micolive, un dissalatore contro l'emergenza acqua che intende realizzare un impianto di dissalazione nella città ucraina di Micolive, ad oggi in piena emergenza idrica. In questo momento le cose più necessarie sono proprio l'acqua e l'energia elettrica. E a questo proposito cito anche l'altra iniziativa bella che c'è in città, quella di dotare appunto l'Ucraina di generatori di corrente elettrica, perché purtroppo bombardando anche solo 3 centrali nucleari, metà dell'Ucraina è al freddo, al gelo, senza energia elettrica. La nostra iniziativa, quindi, che presentiamo stamattina è proprio quella di sollecitare la sensibilità delle fanesi e dei fanesi nel dare un contributo per questo dissalatore che consentirebbe appunto di dotare acqua potabile ai tanti cittadini che in questo momento sono in grandissime difficoltà. Pensiamo solo a non avere l'acqua potabile, poi significa sviluppare malattie e tutta una serie di conseguenze che appunto aggravano una situazione già pesantissima. Quindi questa mattina in questa iniziativa diamo la possibilità di un conto corrente, un IBAN, e quindi la possibilità ai cittadini di partecipare a questa raccolta fondi, che è in qualche modo parallela a quella dei, appunto, dei generatori di energia elettrica. Una volta pronto il macchinario, sarà compito dei volontari dell'associazione Papa Giovanni XXIII, che saranno sul posto e che hanno esperienza decennale in interventi in zone di conflitto, a mettere in funzione il dissalatore. Quando arriverà il dissalatore verrà messo in funzione, consentirà quindi di produrre acqua potabile in una situazione in cui le difficoltà sono davvero tantissime. Seppure un piccolo segno evidentemente in questa situazione in cui l'Ucraina è veramente distrutta da ogni punto di vista, però Fano vuole dare questo piccolo segno, insomma, e credo che sia importante, insomma, ecco. E quindi confidiamo, insomma, in questo mese che ci avvicina al Natale e alle feste, che ci sia l'occasione per tirar fuori qualche soldo e mettere assieme per poter finalmente dotare la città di questo dissalatore.